all'età di 84 anni e scomparso a Pennabili, nell'entroterra riminese. Giannini era stato reso celebre dallo spot di Tonino Guerra. A ricordarlo è stato anche l'ex sindaco di Pennabili, Lorenzo Valenti, e l'attuale primo cittadino della cittadina romagnola. Scomparso Gianfranco Giannini, lo aveva reso noto lo spot di un rinomato negozio di elettronica, con protagonista Tonino Guerra, in cui il poeta si rivolgeva proprio a lui, quando pronunciava la celebre frase: Gianni, l'ottimismo è il profumo della vita. È scomparso la scorsa domenica, all'età di 84 anni, Gianfranco Giannini, storico amico del poeta e sceneggiatore romagnolo. A ricordarlo è stato anche l'ex sindaco di Pennabili, Lorenzo Valenti, che attraverso i social ha detto: l'amicizia con Tonino Guerra a convincerlo a trasferirsi a Pennabili era stato proprio il celebre poeta, Tonino Guerra. Ad annunciare la notizia della sua morte è stata l'edizione locale dell'Arresto del Carlino. Tonino Guerra viveva a Pennabili, nell'entroterra riminese, e negli anni 80 lo aveva persuaso a trasferirsi lì, da Sant'Arcangelo di Romagna. Giancarlo Giannini ha fondato la mostra Mercato Nazionale dell'Antiquariato di Pennabili, ha detto l'attuale sindaco di Pennabili, Mauro Giannini. Giannini è deceduto la scorsa domenica, nell'anno del centenario della nascita del grande poeta e suo amico, Tonino Guerra.